Siamo al quartiere intelligente, sede del progetto Montesanto Arte, programma di residenza semestrale a cura di Adriana Rispoli, progetto promosso dalla Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee Museo Madre e dal quartiere intelligente, nell'ambito del bando Si Illumina, edizione 2016 promosso alla SIAE. Montesanto Arte è stato un programma di residenza durato 6 mesi per 4 giovani artiste under 35. Una vera e propria esperienza collettiva. Le artiste sono state in grado di seguire perfettamente la mission del quartiere intelligente, del Museo Madre e di Montesanto Arte, ovvero quella di realizzare dei lavori frutto di un'esperienza sul territorio. I lavori di Elena Mazzi e delle Drifters hanno portato a una diretta collaborazione con gli abitanti del quartiere, così come invece i lavori delle architette Mariangela Bruno e Francesca Borrelli hanno interpretato perfettamente la mission trasversale di questo progetto, sapendo innestare arte contemporanea, gardening, design e anche architettura. Stiamo lavorando a un colossal di quartiere dove un nostro iniziale piccolo script si sta arricchendo lungo le strade. Sì, è una sceneggiatura che un po' ci viene proposta da chi qui ci abita. L'approccio è proprio quello di rivolgersi però a un futuro fantasmagorico, e quindi cerchiamo così di coinvolgere le persone ad immaginarsi, che ne so, in un 4500 dopo Cristo, ecco. Ho immaginato di segnare su una mappa con un puntino la zona del quartiere intelligente e della Scala di Montesanto. The dot è proprio quel puntino realizzato in scala reale. La sfera è fatta in legno, tagliamo ad una fresa CNC a controllo numerico, in modo tale da creare degli incastri perfetti. Per Montesanto Arte ho realizzato First Bookcase, che è un progetto ibrido tra architettura e paesaggio. Oggi il confronto tra natura e cultura si risolve più delle volte nella loro incomunicabilità. Nell'opera i due mondi si scambiano di posto, si mescolano insieme e diventano un tutt'uno in un'installazione site specific realizzata per il quartiere intelligente. Per la residenza Montesanto sono partita invece da una sorta di opera aperta, si chiama Speech Karaoke, e l'idea è quella un po' di raccogliere e racchiudere all'interno di un software, anziché una serie di canzoni, una raccolta di discorsi di varia natura raccolti insieme agli abitanti di un luogo specifico. Tutti questi discorsi sono stati in primis raccolti in una pubblicazione che uscirà a breve, che poi verranno, diciamo, performati dalle stesse persone sia del quartiere di Montesanto ma anche ad invitati esterni durante una performance pubblica. L'opera è quasi completa. L'elemento fondamentale è la visibilità di questo oggetto. Posto sul tetto aggettante verso la scala, è visibile da Piazza Montesanto, dalla funicolare che passa proprio qui di fianco e da in cima alla scala.